Thank you.
detto all'inizio, non è facile giocare questa partita. Avevo detto che mi preoccupava per questa partita di quelle di venerdì, perché sono quando è chiusa dietro la squadra, bisogna giocare tatticamente a ok. Intanto non è possibile che ai quattro che stanno facendo la rimessa, l'abbiamo fatta a quattro apposta, proprio per gestire, per avere più tempo per gestire il gioco. Perché è vero che se siamo qua e siamo in tre, andiamo a chiudere ancora di più il gioco. Stiamo giocando in quattro per allargare di più, però c'è una cosa, che se non giocate a hockey, soprattutto i due centrali, Chicco e Mario, diventa casino, perché Mario se tu entri e vieni qua, diventa un problema, è vero no, che Mario, quando io sto lì c'è Fabio. Aspetta, va bene che, non sempre, perché Fabio quando tu eri qui era qui pure lui, quindi diventa un problema, ma voglio dire un'altra cosa, perché noi dobbiamo avere la possibilità di gestire il gioco, giocando in superiorità numerica, loro sono solo due, quindi quando la palla arriva qui, e questo viene qui, viene a tagliare. Deve essere questo che fa un passaggio così, si mette qua, anziché darla qui, la diamo qua. Perché siete 4 contro 2, quindi il gioco, comunque, ci deve essere sempre la possibilità di trovare la persona in più. Tutto il resto non cambia nulla, quello che ci siamo detti prima deve rimanere uguale, ok? Adesso cominciamo a cambiare qualcosa, però le posizioni rimangono le stesse. Quello che dobbiamo fare, ce lo siamo detti. Continuiamo così, teniamo la posizione e soprattutto evitiamo altri gol del cazzo. Non dobbiamo prendere altri gol. Sulle palle, ve l'ho detto sempre, la palla, anche se sta dall'altra parte del campo, dobbiamo avere la massima attenzione. Le palle in aria le anticipiamo noi, sono nostre, in difesa come in attacco. Ok? E tu non ripetermi l'errore di andartene avanti a raddoppiare il contrasto di un compagno. Non lo possiamo fare. Quando devono tirare dentro le palle? Non corriamo senza testa, copriamo la linea di tiro. Se la palla non entra l'area, non possono fare gol. Se fanno quella passaggio, non entriamo correndo dietro l'uomo, dobbiamo essere fronte dell'uomo. Se questo è il mio uomo, dietro vicino alla porta, io vengo qua. Se la palla non passa a me, lui non può toccare. Thank you.
È stato un inizio abbastanza impegnativo, ovviamente in casa dei campioni d'Italia non poteva essere una partita facile. L'abbiamo preparata in maniera più approfondita possibile e i ragazzi sono stati molto bravi a seguire le consegne che ci eravamo dati durante gli allenamenti. Certo non poteva essere una partita molto, molto facile e hanno dovuto sudare molto e sacrificarsi, soprattutto in fase difensiva. Nella fase offensiva chiaramente abbiamo perso molto perché abbiamo purtroppo dovuto fare a meno del nostro attaccante per motivi burocratici. E questo chiaramente ha segnato la partita. Poi il primo tempo l'abbiamo chiuso sotto oltre i nostri demeriti, nonostante comunque una prestazione molto buona secondo me, per degli episodi che avremmo dovuto evitare e che invece ci siamo praticamente chiamati da soli con degli errori abbastanza banali. Poi la squadra è stata molto brava a non andare ancora sotto, a reggere nonostante tutto e lì però poi fare paura a loro era difficile. Chiaramente questo sarà un campionato molto lungo e ci sarà tempo per fare un altro lavoro, per cercare di guadagnare quei punti che ci servono per la salvezza. Quindi d'ora in avanti, poi in teoria dopo i campioni d'Italia dovrebbe essere tutto più semplice, con l'aiuto del lavoro settimanale speriamo di poter toglierci molte soddisfazioni. Una vittoria importante, 3 punti comunque messi in cascina, una partita difficile comunque anche perché il Cusa si è difeso bene, ma una partita comunque che abbiamo condotto dal primo all'ultimo minuto in attacco, non abbiamo corso grandi rischi, e comunque è stato un buon allenamento in vista adesso dell'Euroleague che faremo venerdì e sabato con la squadra russa e la squadra belga. Un buon allenamento anche se qualche meccanismo un po' arrugginito, ma comunque è buono perché 3 punti sono sempre importanti in questo campionato che non avrà più i playoff e quindi tutte le partite saranno importanti per tenere lontano gli avversari. E credo che con il recupero, speriamo, dei 2 attaccanti che ci sono mancati oggi, Agabbio e Nicola Carta, possiamo avere delle alternative durante il campionato, anche se purtroppo non riusciremo a recuperarli per la Coppa, insieme all'ucraino Polishuk che è bloccato in patria per problemi familiari. Allora, quello che dobbiamo fare? Thank you.